Questa mattina il presidente della regione Liguria, Giovanni Toti, ha presentato formalmente le sue dimissioni dopo 80 giorni di arresti domiciliari per un'indagine sulla corruzione in Liguria. Eletto presidente l'11 giugno 2015 e riconfermato nel 2020, Toti si trovava al secondo mandato quando è stato arrestato il 7 maggio scorso in un hotel di Sanremo per corruzione nell'esercizio delle sue funzioni e per atti contrari ai doveri d'ufficio. L'arresto ha coinvolto anche il suo capo di gabinetto Matteo Cozzani, l'imprenditore portuale Aldo Spinelli e l'ex presidente dell'autorità portuale Paolo Emilio Signorini. Toti ha rassegnato le sue dimissioni dopo settimane di riflessioni e tentennamenti, affidando la consegna della lettera di dimissioni al suo assessore Giacomo Giampedrone. Nella lettera Toti ha espresso la volontà di assumersi la responsabilità di richiamare gli elettori alle urne nei prossimi 3 mesi, elogiando la giunta e criticando l'opposizione per la gestione della situazione. Nonostante le accuse, Toti ha difeso il suo operato, dichiarando di lasciare una regione in ordine, sottolineando l'importanza delle sue dimissioni per consentire al Consiglio regionale di approvare l'assestamento di bilancio e il rendiconto. La difesa di Toti ha chiesto la revoca degli arresti domiciliari senza successo, annunciando un ricorso in Cassazione. A metà luglio è stata emessa una nuova misura cautelare per un presunto finanziamento illecito di circa 50.000 euro da parte della catena di supermercati Esselunga alla lista di Toti, complicando ulteriormente la sua situazione giudiziaria. L'avvocato di Toti ha accettato la possibilità di un processo immediato, dichiarando che preferirebbero affrontarlo senza la misura cautelare in atto, mentre le intercettazioni e altre prove necessitano di essere contestualizzate per una corretta valutazione in sede giudiziaria.